Buongiorno amici. Ciao belli. Dunque, siamo appena arrivati nella ridente Ghent. Già. Dove questo sabato pomeriggio abbiamo deciso di venire a suonare per strada. Adesso andremo a ritirare il permesso nell'ufficio che si occupa di ciò e dopodiché ci butteremo in piazza a suonare. Probabilmente faremo anche qualche pezzo insieme, però tendenzialmente suoneremo separati. Io quindi andrò col mio repertorio italiano di cover e invece il bluesman ci farà un po' di blues e rock and roll. Quindi Ghent, ridente cittadina belga, ci si presenta con la sua stazione quest'oggi così. Questa è la fermata del tram che aspettiamo che perché ci porti in centro città. Yes. Hai appena preso le carte per prendere il permesso per suonare per strada qui a Ghent e tra ben soli 10 minuti in questo edificio, in questo edificio qui dietro, molto bellino tra l'altro, potete notare. E saranno pronti e ce li daranno e quindi saremo abilitati ufficialmente a suonare per strada in questa splendida cittadina delle Fiandre. Se non ci investono prima. Andiamo a suonare? Sì. Allora, questo è il nostro spot designato. Qui abbiamo piazzato la nostra attrezzatura sotto questa bella, non lo so, trave, è una trave. Trave specchiata proprio davanti alla bellissima cattedrale di Ghent, stupenda, di cui Marco, tra l'altro, vuoi dirci qualcosa su questa cattedrale? Sì, allora, è una cattedrale palesemente di fine 400, inizio 500 al massimo. Al massimo. Al massimo proprio. E niente, è praticamente uguale, identica a tutte le cattedrali che stanno in Belgio, quindi venite in Belgio al paese più vicino al confine, andate a vedervi in un paese e sono tutti uguali. E che ci abbiamo? Fiume bello al centro della città, e centro storico molto carino, molto carino. Queste sono le caratteristiche di una città belga, basta, è una cattedrale di questo stampo qua che avete appena visto. Thank you so much. Il buon Marco sta suonando qua dietro di me e io intanto aspetto, lo aiuto con le informazioni, con la gente che è interessata al suo show e tra poco inizierà lo show italiano, Italian Music Around the World e ricomincia la stagione, tra poco è Pasqua dopo un po' di mesi di inattività e riparte il tour. Inizio da solo col mio classico one man band e man mano la band si aggiungerà, ma questo lo scopriremo nei mesi futuri. Intanto tra poco si suona a Ghent. Siamo al City Pavilion, che è questa struttura contemporanea, all'interno in legno, all'esterno in vetro, che ospita manifestazioni diverse, attrazioni culturali, artisti di strada, quella che sentite alle nostre spalle, una cantante lirica, nostra collega, e siamo tra... abbiamo preso il permesso e il dietro della cattedrale davanti alla quale abbiamo suonato. Allora, dunque, mi chiedevo, no? Come mai nei posti in cui cucinano gli agnelli lo stesso animale è rappresentato felice nonostante in realtà sia stato trucidato nelle peggiori maniere? Questa cosa l'ho notata anche nei supermercati, c'è stato un uomo che accarezza una mucca felice, che gli lecca il viso contentissima, e poi è nel reparto macelleria. Ma che cazzo significa? Curiosità giusto appunto sul bovindo, che appunto in inglese si chiama bow window perché sono le finestre quelle ad arco, no? E praticamente in Italia è stato talmente riutilizzato, talmente fatto meglio l'architettura italiana che è diventato bovindo in italiano, perché gli italiani sono scarsi in inglese e l'hanno fatto diventare così, e ora tutto il mondo lo chiama bovindo.
invece sono i bow window in realtà. In tutto questo siamo venuti qua in questo, davanti a questo teatro per provare un altro spot e suonare. Chiaro. Solo che siamo, c'è gente, però siamo un pochino circondati da, come vedete qua ad esempio, da gruppi di organizzati che sono noti per non cacciare una lira. Per essere taccagni fortemente. Ascoltano, a volte sono anche... Fanno le foto, perché... Fanno le foto, però non mettono la moneta. Fatto. Anche un po' perché comunque loro sono in visita con le guide e alla guida alla fine gli devi dare la mancia, giustissimamente, chiaro. Però lasciano anche al cantante. Motivo sì. Per cui siamo venuti qua, ci siamo gasati perché c'era gente e invece Triste. Col cazzo che suoniamo qua. Riflettendo sul fatto che questa città, in verità, a contrario di quello che ho detto poco prima, è carina. Ghent è bella, amici. Quindi, secondo me, ne vale la pena, ne vale la pena. Possiamo darvi un consiglio? Essendo questo un vlog, sì, di arte di strada, di viaggio economico, di musica, di metodi di sopravvivenza, chiaro. Ma se possiamo anche darvi un consiglio dal punto di vista artistico e turistico, se venite in Belgio, io personalmente mi sento di consigliarvi, specialmente se avete pochi giorni, immagino atterrerete sicuramente a Bruxelles, poi da Bruxelles, dato che il Belgio sarà grande più o meno come la Lombardia, anche qualcosa, qualche provincia in meno secondo me, andrete in giro nei vari paesini e Ghent è sicuramente quello che state cercando. È molto vicino a Bruxelles. I biglietti del treno in Belgio dalle 19 di venerdì alla sera, a mezzanotte di domenica, costano la metà, quindi al prezzo di un'andata fate andata e ritorno. Ad esempio Bruxelles-Ghent, Ghent-Bruxelles weekend costa 10,40 euro. Noi vi consigliamo, se avete poco tempo, di venire a Ghent piuttosto che a Bruges, che è stupenda, bellissima, però già molto turistica, a tratti un po' troppo fashion, mentre Ghent conserva quel suo spirito fiammingo, autentico. È vero. Quindi alla fine si potrebbe dire tranquillamente che se avete soltanto quelle mini vacanze di 4-5 giorni, è chiaro che conviene, cioè Bruxelles è piccola, è capitale europea, eccetera, eccetera, però è una città che il centro l'hai visto, basta, anche meno. È bella, però diciamo che il centro storico sì, la piazza, quello che va. Una notte ce la dovete passare perché di sera c'ha un fascino che di giorno non ha e quindi siamo tutti d'accordo. Però poi potete approfittare per vedere anche altre città con pochissimo prezzo. Puoi anche passare le tre notti a Bruxelles, chiaro, e poi fare la spola andando in giornata ovunque, perché veramente okay. Il Belgio da parte a parte in 2 ore e mezzo di treno. Allora fa. Eccomi. Abbiamo finito la nostra giornata di basking a Ghent. Com'è andata? Allora, a me è piaciuto molto, a parte il sole belga, questo è il primo sole da 7 anni. Guardate, incredibile. A questa parte. E niente, io sono molto contento, c'era pieno di gente, ci siamo divertiti secondo me. Ci siamo molto divertiti, abbiamo fatto alcuni set insieme. Alcuni set separati, è stato molto... Anche Jazz Market. Jazz Market ha spaccato. La nuova versione. Voi non potete vederla perché nessuno dei due stava facendo un video perché entrambi stavamo suonando, scusate. Comunque adesso siamo ritornati qua alla stazione di Ghent, come vedete dalla torre dietro di noi. Ritorniamo a Bruxelles anche perché un po' siamo stanchi. È stata la prima uscita della stagione di basking. La prossima settimana sarà Pasqua. Questa è... Quindi io personalmente erano 3 mesi quasi che non suonavo per strada, quindi lui ha anche una certa età e quindi non... Io da dicembre. Da dicembre che ha una certa età. Da dicembre che ha una certa età
e da lì a me non suonavo per strada. Quindi ci siamo un po' pian piano, ci siamo fatti due set a testa, è stato molto bello, la gente ha ben reagito. Vi teniamo aggiornati e il prossimo viaggio che faremo, ovviamente, sarete con noi di nuovo. Ci mancherebbe. Grazie, viva la GAPS! Raga. Chiarisco le gole vive di bianche falene, capotugli del sonno. Speriamo che i nostri video vi siano piaciuti. Se avete dei commenti da fare, la sezione qui sotto, come ben sapete, aspettiamo i vostri suggerimenti, le vostre considerazioni. Se avete delle domande su temi che magari non abbiamo trattato, noi siamo qua e vi risponderemo immantinente. Esatto. E non dimenticate di assaggiare la fantastica cioccolata belga. Fa schifo il cioccolato tedesco.